Se tu sei proprio così, sei proprio un cacciatore, come ti hanno definito. Beh, caratterialmente sono un impavido e uno che si butta il cuore oltre l'ostacolo a qualunque costo, è la cosa che poi mi ha arrecato tanti problemi nel corso della mia vita, però è anche quella cosa che mi ha dato la possibilità in certi momenti di arrivare prima degli altri. Il mio primo impatto in magistratura fu durissimo, perché io arrivo alla Procura di Termini Imerese, quando vinco il concorso non c'erano posti al civile, perché entrava in vigore il nuovo codice di procedura penale il 24 ottobre dell'80. In quell'occasione mi iniziai dopo un primo periodo, mi scontrai subito col mio capo, perché era una persona che ho dovuto poi denunciare al Consiglio Superiore della Magistratura. Però all'epoca fu un atto di non so quanto di coraggio oppure di incoscienza, fu un atto di pura incoscienza, perché io chiaramente ragazzino, senza avere nessuno alle spalle, perché non avevo un background di magistrati, insomma, i miei erano avvocati, ma non. Mi presentai a Roma insieme a un collega più giovane, addirittura più giovane di me, a Luca Masini. Arrivammo al CSM con la nostra valigetta in mano, senza manco saper bene che cosa sarebbe accaduto. Però devo dire che in quel momento, anche se ci fu una prima fase in cui poi, come accade sempre in tutte le cose della magistratura, si esplode la cosa e poi si cerca di mettere la polvere sotto il tappeto. Sto parlando anche delle vicende più recenti, insomma, che hanno interessato la magistratura. Io non sono iscritto alle correnti. Sono un magistrato Ecco, assolutamente questo è un autonomo, tema, no, infatti. non faccio, ma per coerenza non faccio domande per incarichi direttivi o semidirettivi, perché non ho voglia di andarmi di andare a fare giochetti politici nel nostro ambiente. Quindi io morirò giudice di primo grado, ma mi va bene così. Ho capito che questo sistema non sono in grado adesso con la maturità di combatterlo, quindi da solo non ce la potrei fare mai. Ecco. Perché Quanto è inciso questo rapporto? Tu hai combattuto la mafia proprio dal di dentro. Che ci racconti che cosa ha significato per te e quanto hai inciso nella tua vita personale, professionale? ha cambiato la mia Se, se, vita sotto tutti i profili. Io mi ero sposato con una mia compagna di università, milanese, che era venuta con me a Palermo, ma a quel punto, quando per me la situazione cominciò a farsi pesante, mia moglie e mia figlia se ne sono dovute andare. Quando la scorta è utile, invece, vivere con la scorta è un'angoscia tremenda. Io, i ragazzi che mi facevano da scorta, infatti ho voluto. Nella fiction, nella serie Il Cacciatore, che adesso insomma, in questi giorni insomma, viene trasmessa da Rai 2, abbiamo fatto una scelta di mettere i nomi dei cattivi reali, lasciare i nomi dei buoni inventati. Abbiamo lasciato solo due nomi reali dei buoni: uno è quello di mia figlia Carlotta, l'altro è quello di Leonardo Zazza, che era l'angelo custode che io ho avuto in quegli anni, il ragazzo che stava con me. Proprio l'avevo voluto fare come un segno di riconoscenza per il grande lavoro, lui, ma come esempio di tanti altri, quei ragazzi che sono stati con me giorno e notte, sono diventati i miei fratelli minori, a cui ho battezzato i figli, a cui ho fatto testimone di nozze. Insomma, sono quelle persone con cui crei un rapporto, un legame che va al di là, ci siamo sempre dati del lei. Ma questo non significa, il rapporto era talmente, anche perché conoscevano tutte le cose più intime, cioè vivevano con te, quindi, e poi insomma erano poi ragazzi con cui veramente che avevano una piena consapevolezza del rischio che si corresse. Questa è la scorta seria è quella che mi portava molto spesso, mi facevano infilare in un finto furgone dei surgelati per portarmi in ufficio, in un'ambulanza, mi mettevano una pettorina dei carabinieri e mi spostavano con la stazione mobile, certe volte mi dicevano si metta i jeans e andavamo in treno, insomma, quindi cercavamo soluzioni perché l'unico modo per sopravvivere in quel momento era ingannare, non dare punti di riferimento fissi, ma tu, un magistrato, ha comunque sempre due punti di riferimento, che è casa sua e l'ufficio, e lì da un posto deve partire, in un posto deve arrivare. Diciamo che questa serie è una serie, io ho partecipato alla scrittura del soggetto, insieme ai due coautori che sono Silvia Ebreul e Marcello Izzo, che poi insieme ad altri bravissimi sceneggiatori stanno curando la sceneggiatura. E nella scrittura del soggetto io la cosa che
ho tenuto a fare in modo che emergesse fosse il fatto di rappresentare bene la mafia, ma rappresentarla così com'è, senza crearne il fascino, però senza che, ce ne che qualcuno alla fine di cui volesse diventare come Giovanni Brusca, come Leo Luca Bagarella, ma volessero Questo è un diventare tutti tema come molto Carlo Mazza, importante, eccetera, sì. eccetera. Questa fu una cosa che chiese al produttore, e devo dire che Rosario Rinaldo, che ha avuto il coraggio di investire in questa operazione, è stato veramente di parola. Credo che siamo in qualche modo riusciti a rendere. Proprio perché volevo che fosse una serie dove fosse chiaro che, al di là delle contraddizioni interne dei personaggi, della necessaria umanità che abbiamo dovuto dare ai mafiosi, però chi fosse, chi stesse da una parte, chi stesse dall'altra, e da quale parte il telespettatore dovesse È molto chiaro nel parteggiare, tuo questo film, credo che sì. sia chiarissimo, insomma, nella serie, insomma. L'ho vista diverse volte e Sì, mi sono messo a piangere, sei insomma, perché commosso. sì, perché era sul piano proprio emotivo, emozionale, proprio mi ha riportato proprio pienamente dentro l'azione, dentro quella. Devo dire che veramente la terza è proprio tosta, 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 bella, bella.